台風が通過した鹿児島県では一夜明けて被害が徐々に明らかになっています。強風で建物が倒壊した枕崎市から中継です。木山さん。Questo potrebbe essere il mio ultimo video perché domani potrei non essere più qui. Domani potrei non sopravvivere, potrei fare una brutta fine. Perché? Perché domani un tifone dovrebbe colpire il sud del Giappone, quindi anche Kagoshima. I suoi venti si intensificheranno al massimo domenica, ovvero domani. Quante volte ripeto domani? Non lo so. La forza del vento supererà i 900 hectopascal, che è un numero che vi do così, però non so cosa significhi. Per quanto riguarda la velocità dei venti, so che raggiungeranno i 300 km orari, anzi li supereranno. Oggi abbiamo fatto il possibile, siamo barricati in casa. Le case giapponesi hanno queste sorte di serrandone in ferro, non so come si chiamano, non so cosa dire. Ma... Sarà cinesca. Noi l'abbiamo solamente da un lato della casa, l'altro lato non ce ne frega niente. Se questo video continuerà sarà perché sarò sopravvissuto e domani vi farò vedere magari il risultato del passaggio di un tifone qui in Giappone. Nel caso... Anche io li preoccupata. Ce la stiamo letteralmente facendo addosso, ragazzi. Speriamo bene. Buongiorno, siamo ancora vivi, lo potete vedere. Ci siamo svegliati un po' tardi stamattina. Non è più mattina in realtà. Sono attualmente le... 1:25. Ci siamo svegliati con nostra sorpresa vivi. Stavo anche mangiando dell'uva, questa. Però ho pensato, finiamone in compagnia. Usciamo un attimo, andiamo al parcheggio. Spostiamo la macchina in modo tale da avvicinarla molto di più al muretto che adesso vi farò vedere. Mi stavo detto da mia suocera di farlo, quindi... Tutto bene? Sì, ancora sì, ancora sì. Ovviamente non vorrei raschiarla tutta con tutto lo sportello, questa Ferrari. We should be alright. Come vedete, da queste immagini scompariranno! Per adesso nessun problema grosso. Nel caso ci dovessero... sì, sto parlando. Sto parlando. Maleducato proprio. Dicevo, speriamo che passi senza far troppi danni. Se nel caso ci fossero nuovi aggiornamenti o dovesse succedere qualcosa, ve lo farò sapere. Se no... Boh, se no... Guardate i bagni giapponesi, sono puliti, vero? One tifone later. Sono passati diversi giorni da quando l'incubo chiamato Haishen, il tifone più forte degli ultimi 150 anni, ha colpito il paese del Sol Levante. Ingenti sembrerebbero essere i danni. Andiamo a scoprire di più con il nostro inviato Antonio. Sono passate 24 ore da quando il tifone Haishen ha colpito il sud e le coste del Giappone. Sono più di 1 milione gli sfollati, ma c'è anche chi invece è riuscito a salvaguardare la propria salute e la propria anche abitazione, barricandosi in casa con delle serrande in acciaio. Ingenti sono anche danni, come ad esempio del fogliame nei parcheggi privati di alcune abitazioni e l'inclinazione di alcuni centimetri della segnaletica stradale.